Buon pomeriggio a tutti ragazzi, è il vostro Slarpuff che vi parla e che finalmente torna con delle nuove lotte, però con un team vecchio, ovvero voglio riprendere da dove ci eravamo lasciati qualche mese fa, ovvero quando vi ho portato le ultime lotte in doppio. Abbiamo trovato questo giocatore a 1598 punti che porta con sé Tapu Koko, Arcanine, Celesteela, Nilego, Porygon 2 e Snorlax. Soprattutto gli ultimi due Pokémon sono degli avversari molto pesanti per noi, in particolare l'ultimo, e cioè Snorlax. Allora, qui arriviamo ed obbligo, perché gli ultimi due avversari citati sono deboli a questo Pokémon. Allora, io potrei cominciare allora con Oranguru più Ariyama. In questo modo, facendo un bruciapelo, posso disturbare uno dei due avversari. Sto parlando principalmente di Porygon e Snorlax. Snorlax potrebbe anche partire per primo con un compagno magari più veloce, immaginando il mio avversario che sia io a voler metterla a Distorto Zona. E così sarà. Dietro mi porto assolutamente Marowak per Celesteela e Tapu Koko in primis, e anche per Arcanine, visto che resistiamo allo stab e alle altre mosse, al di fuori di Sgranocchio, mossa che comunque non si vede mai su Arcanine, ma soprattutto perché Marowak ha Ossomerang di tipo terra, efficace sul tipo fuoco di Arcanine, e io quasi quasi mi porterei Araquanid, un po' di forza bruta immediata grazie alla mossa Z. Evito di portare Porygon, in quanto me la voglio giocare nei 5 turni, anzi 4, perché sono 4 turni di Distorto Zona, che inserirò decisamente in campo. Inoltre, non vi ho detto che alcune mosse del mio team sono cambiate. Ho aggiunto a questi Pokémon delle mosse uovo. Lui parte con Tapu Koko e Arcanine. Perciò la prepotenza di Arcanine va a diminuire l'elevatissimo attacco di Ariyama, che però poi si riprenderà con la Fiammosfera, anche se purtroppo non potrà sfruttare il più uno di bonus. A questo punto lui potrebbe decidere di cambiare uno dei due suoi Pokémon per mettere in campo scusate, Snorlax. Io però mi gioco una Distorto Zona più bruciapelo, anche se lui effettivamente potrebbe utilizzare Boato con Arcanine. Perciò io utilizzerei bruciapelo su Arcanine con Ariyama, anche se in realtà io una volta ho incontrato Tapu Koko con Boato. Non so se è mai capitato a voi, spero vivamente di no, perché significherebbe sfiga più che altro, non tanto genialaggine. Io un bruciapelo lo lancerei su Arcanine per evitare brutte sorprese, anche se è rischiosa la mossa Z da parte di Tapu Koko, però ci proviamo. Nessuno dei due avversari si è protetto, avevo pensato bene, però arriva la Z di Koko su chi? Su Oranguru? Vediamo. Allora, se lui l'ha fatta su Oranguru, non avrà fatto Boato, magari ha fatto un doppio target. Mossa anche abbastanza intelligente. No, l'ha fatta su Ariyama. Brutta notizia per la mia squadra, perché Ariyama serviva e come se serviva. Mi chiedo cosa abbia fatto Arcanine allora. Noi buttiamo giù la Trick Room. E io direi di mettere in campo Marowak, anche se è rischioso perché lui sicuramente dietro Snorlax se l'è portato, quindi osso tetro. Purtroppo si rivelerà una mossa un po' così. E mettendo Araquanid rischiamo, se attacchiamo Tapu Koko, che Arcanine ci faccia sotto il campo elettrico sprizza lampo, e ciò non è assolutamente una buona cosa. Quindi, a resistenza di tipi sarebbe sicuramente meglio mettere Marowak. Perciò lo buttiamo nella mischia e la partita vera comincia adesso. Allora, io potrei fare anche Ossomerang. Facciamo in posizione più Ossomerang.
su Arcanine, perché in questo modo, se lui non cambia, abbastanza difficile che ciò si realizzi, gli buttiamo giù Arcanine sperando di non fargli attivare la bacca. E successivamente con imposizione, se Coco non si protegge, buttiamo giù anche lui. Vai. Se non gli facciamo attivare la bacca col primo dei due ossi. Ok. Dai, stop! Ah, non ce l'aveva proprio. Va bene. Arcanine è andato giù. Bene. Oranguru in posizione su Tapu Koko, che può fare ben poco a Marowak, al di fuori di introforza di tipo acqua, terra, qualcosa del genere. Quindi entra il primo osso tetro, che non butta giù Koko, ma il secondo lancio. Sì, quindi stravolgiamo, rimuoviamo, perciò passiamo 2-1. Uno dei due prossimi avversari sarà sicuramente Snorlax, e l'altro potrebbe essere Porygon. Vediamo. Snorlax, preannunciato, ovvio. Porygon 2, va bene. Allora, di Porygon 2 resistiamo gelo raggio, triplette fulmine. Dobbiamo stare attenti a palla ombra. Si aumenta l'attacco speciale. Però palla ombra è veramente inusuale. A questo punto io potrei addirittura tentare una distorto zona per riportare la situazione alla parità. Anzi, in mio vantaggio proprio perché sono più veloce. Spero vivamente che lui non abbia assolutamente palla ombra su Porygon. Allora, io ragazzi tenterei una fuoco carica. Su Snorlax, dietro abbiamo Araquanid. Perché lui se fa panciamburo. Maledizione, maledizione, ciò che dico anche io, maledizione. Però lui adesso, essendo molto più lento di noi, ci assicura che attaccheremo per primi. Il che non è una brutta cosa, togliendo la distorto zona. Oh mio Dio, che culo, che culo! Una botta di culo impressionante! Oh mio Dio, che culo impressionante, allucinante! L'abbiamo buttato giù in un colpo! Oh mio Dio, che bello! Entra gelo raggio che fa più danni del previsto. E a questo punto Porygon rimane più veloce di Marowak. Però non può buttare giù Marowak. Siamo stati sculati in una maniera allucinante. A me va bene così, devo essere onesto. Però farei distorto zona di nuovo. Più fuoco carica su Marowak. Su Porygon, scusate. Non so se anche lui farà distorto zona. Fa ripresa, ma se è sbagliata, capita. Non sono l'unico che si sbaglia quando fa le cose. Allora, fuoco carica fa più di metà al mio avversario, che rimane con meno di metà dei punti salute. Ottimo, direi, anche perché Marowak tenendo l'osso tetro diventa Wall Breaker di potenza spaziale. In posizione, fuoco carica e portiamola a casa. Abbiamo avuto una fortuna gigantesca a buttare giù Snorlax in quel modo. Non ce ne voglia la nostra avversaria, anche se ci starà maledendo in cecoslovacco. Però è andata così, non è colpa mia. E nemmeno merito. L'ha deciso il gioco. Abbiamo trovato Snorlax, che è fuggito in Messico e ha cominciato a giocare. Allora, bello sto team perché è un po' particolare. Tapu Lele non ha strumenti, si è sicuramente dimenticato. Buon per noi, perché non ha la mossa Z, non ha la Scarf, non ha la Specs, ma Bassol, Salazzle, Decidueye, Tapu Lele. Pelipper e Raichu, immagino con tuono. Allora, qui Oranguru parte svantaggiato perché Sebastian attacca, però Oranguru, essendo difensore fisico completo, non dovrebbe avere gravi problemi. Guardate, ragazzi, qua Mach è perfetto perché blocca Lele, fa malissimo a Lele, Decidueye,
Raichu, Salazzle. Ok. Va bene. Macche lo metto direttamente per primo. Rischiamo di essere bruciati da idrovampata, però Pelipper è un po' un problema. Io quasi quasi mi porterei un Araquanid, però un fuoco per Bazzol mi serve, quindi anche se c'è la pioggia, Marowak almeno per ceccare le stab di Bazzol, ovvero Coleottero e Lotta, io me lo porterei. Più, sapete che qui quasi quasi Porygon è meglio di Araquanid. Non vorrei dire una stronzata di quelle potenti, però vedendo Bazzol io mi porto comunque Araquanid che può usufruire del bonus della pioggia. E quindi, bene così. È vero che Bazzol ha una difesa speciale scarsa, se Porygon becca il boost può fare anche Tweet KO. Però noi non sappiamo che strumento abbia Bazzol. Potrebbe avere anche il cristallo Z di tipo lotta, perciò Araquanid, che tra l'altro resiste al tipo lotta e un colpo di coleottero riesce a reggerlo. Raichu e Bazzol. Allora, bruciapelo non ha effetto per via di fuoco dentro. Quindi distorto zona, lo sapevo. Spero che non abbia la mossa Z di tipo coleottero. Devo dirvi, ci ho pensato anche nella team preview, però non l'ho detto perché già Bazzol è un Pokémon che si vede poche volte, però allora, su Mach io ho paura di un ripeti di Raichu che effettivamente potrebbe arrivare nel turno successivo se mi proteggo. Quindi eviterei di fare protezione, farei Curse, cioè maledizione, però la mossa Z di tipo lotta potrebbe arrivare anche nello slot di Mach. Però io ho una maledizione quasi quasi, anche se quel Bazzol è problematico, me la regalo. Z di tipo elettro ha fatto doppio target sicuramente su Oranguru, purtroppo per noi. Che tra l'altro non è nemmeno la mossa Z di Raichu, che sarebbe nettamente migliore perché poi va a paralizzare la fatta su Mach. Fa meno di metà! Fa meno di metà! No! Sanguisuga su Oranguru, che non regge brillantemente, ma la regge subendo un 60%, quindi maledizione. Dentro con la distorto zona. Ok. A questo punto io potrei fare psichico su Bazzuol, cercando di fargli un tweet KO. Però quel Raichu potrebbe proteggersi. Non ha nessuno che regge bene una privazione, anzi vanno quasi tutti KO in un colpo. Allora, sentite, io faccio una cosa semplice, ovvero psichico su Bazzuol più privazione su Raichu. In questo modo Raichu va KO, Bazzuol viene pesantemente danneggiato. Allora, Mach va ad attaccare Raichu perché Raichu non si protegge, quindi guadagniamo subito una kill, un KO, un brutto colpo assolutamente inutile. L'importante è averlo mandato KO e questo psichico farà dei danni ingenti a Bazzuol, che lo regge grazie ai suoi enormi punti salute. Bazzuol va poi a danneggiare Oranguru mettendolo a KO, perciò il risultato torna in parità da 0 a 0 a 1 a 1. Bazzuol riprende qualche punto salute, ma questo non gli consentirà, penso, di resistere a una Velen Puntura. Dobbiamo stare attenti ora perché Bazzuol ha l'attacco aumentato. Io direi di mettere in campo lui dietro ha Lele, Salazzle, Decidueye, Pelipper. Direi di mettere in campo Araquanid. Secondo me è una scelta migliore. Ok, Araquanid. Perché se mette Pelipper, intanto lo danneggiamo e togliamo il fuoco al nastro. Perché è possibile che resista Araquanid a un tifone, ma è impossibile che Marowak regga un'idrovampata. Perciò
Doppia Protect in questo turno, anche se è una cosa che odio fare, una doppia Protect nel turno di Distorto Zona, però secondo me va fatto, almeno in questo caso, perché se noi perdiamo un turno, Buzzwole ci fracassa l'altro Pokémon e questo non deve assolutamente accadere, anche perché nel range penso di una Velen Puntura, quindi doppia Protect. Via! Così evitiamo il bruciapelo di Salazzle. Ed evitiamo anche altri danni, cioè quelli più pesanti da parte di Buzzwole. Protezione. Protezione. Protezione anche da parte di Buzzwole. Lanciafiamme su Mach, forse anche cercando il burn. Allora, sapete che cosa? Idrobreccia. Su Buzzwole e privazione su Salazzle. Ma una Velen Puntura a Buzzwole lo dovrebbe mettere KO. Ma sì, tanto siamo attaccanti fisici. Allora, facciamo Idrobreccia su Salazzle più Velen Puntura su Buzzwole. Ok. Buzzwole non si può proteggere perché si è appena protetto. Io dico così anche se è possibile tentare la doppia Protect, ragazzi, cioè lo dico in generale. Mette in campo Decidueye, e abbiamo fatto bene a fare Velen Puntura. Non è debole al tipo veleno, ma al tipo buio di privazione, però non se la regge bene perché non ha una buona difesa fisica. E infatti, a momenti non lo mettevamo KO. Idrobreccia ovviamente va a stecchire Salazzle, che ricordiamo aveva il palloncino, non l'ho citato mentre Salazzle scendeva in campo perché stavo parlando, adesso non mi ricordo nemmeno di che cosa, però ve ne siete sicuramente accorti. Lui rimette in campo Buzzwole. È l'ultimo turno di Distorto Zona. Buzzwole ha perso il più uno, però è stato bravo a ritirarlo e ora è un 3 contro 2. Noi ovviamente attaccheremo. Facciamo Idrobreccia su Decidueye più Velen Puntura su Buzzwole da parte di Mach. Lui forse farà una doppia Protect, è la cosa più ovvia, è la più meglio, se così vogliamo dire. Ma non si protegge Decidueye. Ottimo, direi. A questo punto Araquanid con questa liquidazione, cioè Idrobreccia, va a mettere KO il nostro avversario. Io effettivamente qui avrei potuto, non mi è venuto in mente, per fortuna la situazione non è così disperata perché a meno che non ci siano grandi sorprese ce la dovremmo portare a casa. Non voglio fare il portasfiga praticamente a me stesso. Avrei potuto fare la mossa Z, Idrovortice abissale sulla protezione di Buzzwole, che con questo troppo forte va a indebolirsi la difesa, perciò stiamo tranquilli. Mach recupera, non essendo andato KO per via del boost di maledizione, grazie alla bacca fico, il 50% dei punti salute. E questa mossa Z di Araquanid, Idrovortice abissale, che non vedevo da molto perché non giocavo da molto, ci permette di portare a casa la partita, ma soprattutto di salutarci nel migliore dei modi. Allora, queste due lotte sono servite per rimettere in moto un po' il canale, come avete potuto vedere. Non ci sono stato per un po' di tempo, causa esami e altri impegni barra vacanze, che alla fine la vacanza è un impegno pure quello. Ci eravamo lasciati con questo team, piccole modifiche fatte alle mosse hanno permesso a questo team di tornare subito alla carica e di farmi prendere, non perdere, prendere qualche punto in abbinamento a caso. Per quanto riguarda le due partite, la seconda è stata una partita abbastanza semplice, non la salviamo nemmeno. La prima invece era una partita più complessa a causa di Snorlax, che abbiamo avuto una fortuna gigantesca, ripeto, a buttarlo giù con un crit veramente allucinante. Gli avremmo sicuramente fatto un 35-40% per via di maledizione. E io, ragazzi, vi ringrazio per aver ricominciato, anzi, a seguire le mie lotte. Perciò ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!